a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Elbiz. Andiamo a creare un paio di orecchini, appunto, utilizzando sia lo stampo in silicone con questi quadrati, ed eccolo qua, questo è il codice del prodotto, ne ho presi esattamente due, e poi andrò a utilizzare anche i perni, questo è il codice, sempre in versione appunto quadrata, davvero molto carini. Ovviamente andrò ad utilizzare la resina UV, quindi iniziamo. Vado ad utilizzare anche questi, che sono due quadrati che servono anche per le lavorazioni in brick stitch, che vanno appunto perfetti per questa dimensione di quadrato, questo qui. Ok, allora questi li andrò ad utilizzare, ovviamente questi dorati. Ce ne sono anche argentati, ma in realtà ne ho diverse forme qui, poi prima o poi le andrò ad utilizzare anche con la tecnica del brick stitch. Quindi andiamo ad utilizzare questi qui, proseguiamo step by step. Allora, accantono il tutto, tanto al momento me ne occorre solo uno di stampo, questo lo vado ad accantonare, e quindi ho deciso di andare a giocare con questi pigmenti, questo fucsia, la foglia oro che non può mai mancare, questo pigmento glitterato e ovviamente resina trasparente e resina UV bianca. Allora parto proprio da questo quadratino piccino picciò e vado ad inserire una goccina di resina trasparente all'interno. Ok, e vado con una penna in silicone a eliminare ovviamente le bollicine. Adesso prelevo un po' di glitter fucsia. Ok, e adesso catalizzo in lampada. Ed ecco qua il risultato. Adesso questi piccoli quadratini vado a posizionarli qui. Adesso resina trasparente foglia oro. Elimino le bollicine con la punta in silicone e poi in lampada. Ed eccoli qua. Adesso vado ad inserirli nella parte del quadrato un po' più grande, in questo modo. Ho deciso di utilizzare sempre la resina trasparente con i glitter bianchi, quindi sempre resina
e adesso è lampada. Adesso vado a livellare con l'altra resina trasparente. E adesso catalizzo in lampada. Rieccomi, guardiamo il risultato. Questo è il primo. Tra l'altro ho i glitter ovunque. E questo è il secondo. Molto molto carini. Vado un attimo a rifilare questa parte qui. Ok, vado a sgrassarle. Ok, e adesso prendo uno stampo, il retro, così mi aiuto. Questo ovviamente è il retro del nostro lavoro, questo è il davanti. Non vi preoccupate se adesso si sono un attimino opacizzati. Dopo ovviamente andrò a lucidarli. Prendo, ne faccio uno per volta, sennò diventa un casino. Ok, in questo modo voglio collegarli. Vedete? Devo collegare quest'anima in metallo qui alla parte bassa del cabochon. Quindi un po' di resina trasparente. Ok, il verso in questo modo. Vado a sporcare il bordo. In questo modo, e ovviamente vado a catalizzarlo. Un piccolo consiglio: se non riuscite subito a fissare la parte in metallo con il cabochon di resina UV, vi consiglio di acquistare il patafix, che è questa sorta di gomma appiccicaticcia che non lascia traccia e vi consente appunto di tenere fermi la parte in metallo con il cabochon appunto in resina UV, da poterlo poi collegare, ovviamente aiutandovi con una base in plastica, così si attacca. Una volta che abbiamo collegato i due elementi, ovviamente prendo un supporto, questo qui è in polistirolo, vado a fissarlo in questo modo con un altro po' di resina, sempre UV, vado a tracciare di nuovo questo bordo in modo da fissare ulteriormente il metallo con il cabochon, ovviamente resina trasparente. Ok, e in questo modo posso anche, tra virgolette, anche lucidare il mio cabochon. Rieccomi, vado a sgrassare la parte in resina UV. E adesso ovviamente passo un po' di lucido. Ed eccoli qua. E adesso aspetto che il lucido asciughi.
qualche minuto. Rieccomi, ho aggiunto anche i perni presi sempre dal sito di Elbiz. Questo qui è il codice con due piccoli anellini e questi sono gli orecchini terminati. Cosa ne pensate? Volendo questo componente qui, lo trovo anche adatto per una collana lunga come pendente. Io spero che questo piccolo esperimento in resina OV sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!